Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo tornando a parlare del processo sportivo Savona-Teramo, mano pesante della Procura federale nei confronti della società biancorossa e del patron Campitelli e del DS sospeso Marcello Di Giuseppe. Infatti è stata chiesta per il Teramo la retrocessione in Serie D con 20 punti di penalizzazione, invece 5 anni di inibizione e preclusione per il presidente Campitelli, 4 anni e 6 mesi per il DS Marcello Di Giuseppe. Andiamo ad ascoltare alcuni passaggi della requisitoria del procuratore aggiunto Tornatore e dell'avvocato del Teramo Edoardo Chiacchio. Per Campitelli Luciano si chiede l'inibizione per anni 5 unita alla preclusione e l'ammenda di euro 80.000. Per Di Giuseppe Marcello si chiede l'inibizione per anni 4 e 6 mesi e l'ammenda di euro 70.000. Infine, con riferimento alla società Teramo Calcio, collegata alla posizione del legale rappresentante Campitelli e del tesserato Di Giuseppe, si chiede la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica nella stagione ovviamente sportiva appena conclusa, sì, 2014-2015, più 20 punti di penalizzazione nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2015-2016. Il teorema accusatorio, come ho riferito, è stato sgretolato e ritengo che non ci siano assolutamente gli estremi per condannare Campitelli e il Teramo per la responsabilità diretta. Penso che più di questo non si poteva fare, penso che in ogni caso per poter condannare una società a una retrocessione, come ho detto nel corso del mio intervento, è necessario che ci siano delle prove e non che tutto sia affidato ad indizi e a valutazioni fantasiose o ricostruzioni senza fondamento. Avvocato, lei ha parlato di pistola d'acqua sostanzialmente. L'ho detto due volte perché ne sono ultraconvinto. Qui siamo dinanzi ad una pistola d'acqua perché abbiamo dato noi le prove che Campitelli non è colpevole, punto su punto. Del resto mi pare incontestabile che non ci sono calciatori individuati, non ci sono momenti del pagamento individuato, non si sa chi avrebbe percepito soldi, non si sa come, dove e quando. Mi pare che veramente, come ha detto Michele Cozzoli, siamo dinanzi al nulla. Sarebbe una grande ingiustizia se il Teramo non passa al campionato di Serie B per la prossima stagione per questo fantomatico illecito. Io più che fiducioso mi attengo ai fatti. Il processo l'avete visto anche voi, è finito all'una e un quarto, 1:10. Avete sentito che noi abbiamo dimostrato che Campitelli non era responsabile. Ritengo che tutti gli altri non hanno dimostrato nulla, solamente sono affidati a ipotesi e congetture, ma con le ipotesi e congetture non si possono ottenere le retrocessioni delle società distruggendo i sogni delle città, delle regioni, delle province e dei grandi personaggi che fanno cullare sogni a intere cittadine. Ma Corda è lo stesso che ha escluso qualsiasi responsabilità di Campitelli. In quel caso Corda non è più affidabile, non è più attendibile. Presidente, lui dice, ho battuto il record, penso, come avvocato di discussione, in sede di discussione dinanzi a voi, non ricordo mai che un legale ha protratto il suo intervento fino all'1:10 di notte. Vorrei dire anche tante altre cose, però penso che ho detto tutto. Qui parliamo di pistola d'acqua e con le pistole d'acqua non si possono condannare, non il Teramo, ma non si può condannare nessuno. Grazie. E le interviste e i contributi che avete visto sono stati realizzati dal nostro collega Andrea Costantini, che ha seguito tutto il processo fino a tarda notte. Restiamo sempre a questo argomento perché ovviamente la mano pesante della Procura, insomma, ha sollevato polemiche. Su questo andiamo ad ascoltare l'editoriale del direttore Alfredo Giovannozzi.
Fino a ieri si pensava che la Procura federale fosse come una Procura della Repubblica normale, con magistrati che fanno il loro lavoro, indagano, vedono quello che hanno in mano, interrogano e si fanno una certa idea, giusta o sbagliata che sia, e poi vanno al processo portando prove e anche indizi per trarre le loro conclusioni. Ieri invece si è avuta l'impressione di aver fatto un salto all'indietro nel tempo clamoroso. In quella stanza poco illuminata sembrava di essere tornati al Medioevo, quando la Santa Inquisizione conduceva a modo suo indagini per casi di stregoneria o di eresia. A modo suo, appunto, con chi collaborava, che veniva trattato in un certo modo, con alla fine una condanna a morte, certo, ma confortata dal sacramento e dal perdono. Chi non collaborava o non confessava, perché magari innocente per davvero, veniva torturato e poi messo a morte, senza il conforto del sacramento. Bisognava confessare, anche se si era innocenti. Sono passati 1000 anni e la Procura federale nel mondo del calcio ha lo stesso metro. Può imbrogliare, brigare, comprare e vendere partite, poi se confessi e collabori non c'è problema, tutto si può aggiustare. Puoi aver provato a rubare una pettorina in uno spogliatoio, ma se non confessi o non collabori, allora per te sono guai. Anche se sei innocente, e quella innocenza provi a gridarla o dimostrarla. Nel calcio un pettegolezzo vale più di una montagna di prove. Ieri la Procura ha fatto, attraverso il procuratore aggiunto Tornatore, una ricostruzione su Savona Teramo basata solo su indizi e congetture e avvalorata da qualche intercettazione telefonica da far impallidire il grande Isaac Asimov, uno dei più grandi scrittori di romanzi di fantascienza. Campitelli è un soggetto pericoloso nel mondo del calcio, va tolto di mezzo. Così come il Teramo, ricacciato in Serie D, con 20 punti di penalizzazione, tanto per restituirle un campionato di eccellenza regionale il prossimo anno. Il Catania e il suo presidente Pulvirenti, invece, meritano un altro trattamento. Loro hanno collaborato e allora vanno premiati. In verità, sarebbe stato difficile per Pulvirenti e i suoi dimostrare qualcosa di diverso, viste le intercettazioni. È come se ti prendessero in una banca con la pistola in una mano, il bottino nell'altra e volessi negare una rapina. Di quello che è successo al Teramo ne abbiamo parlato abbondantemente in questi giorni. Sarà il tribunale a decidere, ma l'aria che tira non è buona. L'importante è che dopo una procura da Santa Inquisizione non ci sia un giudice come quelli del vecchio e caro Far West, seduto al tavolo di un saloon con la bottiglia di whisky sul tavolo, chiamato a decidere sul solito presunto ladro di cavalli che magari non lo era. 2 minuti e cappio pronto per l'impiccagione. Ecco, speriamo che Sergio Artico sia lontano da tutto questo. La giustizia non può e non deve essere sommaria. Confermare quelle richieste con una sentenza farebbe impallidire anche Kim Jong-un in Corea del Nord. E adesso con Paolo Renzetti andiamo a Teramo, iniziamo dalle reazioni del sindaco Maurizio Brucchi, che ha detto questo è solo il primo atto, esprimendo fiducia nel lavoro della Corte di Giustizia federale. In considerazione delle carte che io ho potuto leggere, quelle che ho letto, diciamo così, dai giornali, mi sembra esagerata una richiesta, cioè significa chiedere al Teramo di scomparire dal calcio, perché la Serie D, 20 punti di penalizzazione, nessuno si iscriverà mai a nessun campionato. Mi sembra davvero esagerato. Se poi invece guardiamo il Catania, dove agli atti risulta che insomma abbia comunque commesso un illecito sportivo, come dire, anche confessato dal Presidente stesso, la pena è notevolmente diversa. Insomma, mi sembra davvero che c'è qualcosa che, come dire, non torna da questo punto di vista. Però questa è la proposta, diciamo, quello che chiede la Procura. Adesso la cosa importante è quello che decide il giudice. Quindi, insomma, io però, ecco, sarei cauto, perché c'è ancora la prima sentenza, poi c'è il secondo grado, c'è l'appello. Insomma, questa città non può e non deve perdere la Serie B, perché è importante, c'è un territorio dietro, dietro una squadra c'è un territorio, c'è una città, ci sono i tifosi, insomma c'è tutto un sistema, un meccanismo. Allora, un provvedimento così grave lo si può prendere soltanto se effettivamente ci sono delle reali prove, altrimenti davvero si rischia di penalizzare un territorio per i prossimi anni. Sindaco, i tifosi sono giustamente preoccupati, ma al di là di questo il presidente Campitelli ha detto proprio nelle ultime ore: io con il calcio ho chiuso. Ma adesso il presidente è un po' amareggiato, perché non si aspettava questa richiesta da parte del pubblico ministero. Però ripeto, il pubblico ministero fa il suo lavoro, quindi insomma il presidente più tardi cercherò di sentirlo. Adesso ci vuole calma e tranquillità, perché il processo è appena iniziato.
quando uno è estraneo a questi fatti, deve star tranquillo, perché poi alla fine io sono convinto, e non potrebbe essere altrimenti, che la giustizia renderà merito al Teramo. Non può che essere così. E allora andiamo a sentire i tifosi, andiamo a sentire gli umori della città di Teramo in questo Vox Populi. Bardellolmo, siamo con il titolare. Oggi per Teramo è una giornata particolare, si avverte in città questa delusione, si avverte questo sconcerto per questa richiesta della Procura, serie D, 20 punti di penalizzazione. Si sapeva che non smentivano l'accusa la Procura, speriamo che mo fino a prova contraria vediamo la sentenza, cioè, aspettiamo. Lei è molto arrabbiato, sì, arrabbiatissimo. La richiesta della Procura, 20 punti in penalizzazione, serie D per il Teramo. È una cosa assurda, per me devono riaprire i manicomi. Lei mi deve credere, io ho fatto l'infermiere di psichiatria, adesso sto coprendo che tutti i pazzi stanno fuori. Cambitelli adesso è diventato Gomorra. Mo Cambitelli praticamente è un delinquente all'improvviso. Prima era il salvatore di Teramo, è diventato un delinquente all'improvviso. Sta leggendo la Gazzetta, arriva la stangata, Teramo in D a meno 20 con il Savona a meno 10. Per voi tifosi è oggi una giornata dura. È un'ingiustizia, non esiste che una richiesta del genere, dopo visto quello che hanno fatto a Catania, questo al Teramo, non vedo le motivazioni. Cosa si sente di dire proprio al presidente Campitelli? Di tenere duro e di farci fare questo gran campionato in Serie B. Sono per la legalità. Se ha commesso un reato è giusto che paghi. Se ne ha commesso un reale deve assolvere. Io per tutte le cose non sono un giustizialista, perché mi dicono un giustizialista? Io sono convinto che qualsiasi cosa, che uno commette un reato è giusto che paghi se è un reato. Se ti dico 20 punti, ma direttamente in eccellenza e ti pusto. Voi credete ovviamente al presidente Campitelli, alla correttezza dell'operato della società? Non lo so, guarda, è difficile. Non vuole pronunciarsi? No, ma è difficile. Non si può credere, io non ci credo più adesso. Prima. Non crede a cosa? Non credo più che sono innocenti. A lei spera ovviamente in un capovolgimento della richiesta della Procura? Non credo che ce la fa. Penso che una vigliaccata nei confronti di un grande personaggio quale Campitelli, che ha dimostrato capacità, imprenditorialità, ha dimostrato coerenza. Io lo conosco da anni, una persona serissima. Lo stanno facendo passare per il peggiore 'ndranghetista di tutti i tempi. Questa è una vergogna che umilia anche questa città. Ti aspettavi una richiesta del genere? No, così pesante no. Tu ti aspettavi che la Procura potesse arrivare a chiedere addirittura la serie D e 20 punti di penalizzazione al Teramo? No, non me l'aspettavo per niente. E adesso cosa pensi? Però si spera, speriamo bene. Che almeno succeda qualcos'altro, almeno possiamo sperare. La Serie B ormai è molto difficile. Qua bisogna capire una cosa, il calcio è tutto corrotto, dalla A ai bambini pure degli allievi è corrotto. Però i teramani, non gli ultra, ma i teramani che gli piace lo calcio, una delusione mai vista al mondo. Lasciamo questa ampia pagina dedicata al processo sportivo Savona-Teramo e apriamo il capitolo invece relativo alla ormai inchiesta per quanto riguarda il mare inquinato a Pescara. Infatti la Procura di Pescara ha aperto un fascicolo di indagine in merito allo sversamento nel fiume di più di 30.000 metri cubi di liquami a causa della rottura di una condotta fognaria avvenuta a luglio. L'inchiesta, condotta dal PM Salvatore Campochiaro, è nata a seguito di numerosi esposti e denunce, vuole far luce sul giallo di un'ordinanza di divieto di balneazione emessa dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini e mai divulgata ed eseguita nonostante le analisi avessero rivelato valori fuori norma. Lo sversamento è avvenuto il 28 luglio a partire dalle 22 e si è protratto fino alle 17 del 29 luglio. In quelle ore l'ACA ha anche sversato 450 litri di OxyStrong, un disinfettante
per cercare di tamponare l'emergenza. Come detto, questa mattina le forze dell'ordine sono arrivate negli uffici dell'arte del comune di Pescara per eseguire alcuni sequestri di documentazione. Su questo andiamo ad ascoltare adesso il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio. Del Vecchio, siamo sotto Ferragosto, però questa mattina avete ricevuto visite in comune? Abbiamo ricevuto le visite a cui lei intende, che sono le visite da parte degli uomini della Capitaneria di Porto incaricati dalla Procura per acquisire una serie di documenti riguardanti l'argomento che sta, come dire, tenendo banco in questo momento, e cioè le acque di balneazione del comune di Pescara, del litorale e del mare di Pescara. Che cosa hanno sequestrato? Ci hanno chiesto atti, documenti, rapporti che abbiamo avuto con gli enti interessati nel corso di questa vicenda, cioè tutti atti pubblici tranquillamente reperibili sul sito attraverso, come hanno fatto anche qualche gruppo politico, attraverso accesso agli atti. Quindi atti pubblici già a conoscenza e quelli che abbiamo a nostra disposizione. Le opposizioni non mollano su questo argomento, voi siete tranquilli? Colgo l'occasione perché fra due giorni è Ferragosto, invito i cittadini a fare il bagno nel mare di Pescara. Il mare di Pescara, secondo le certificazioni ARTA, è perfettamente balneabile e quindi abbiamo bisogno di ridare al turismo pescarese il massimo dello smalto possibile. L'opposizione non si comprende la polemica, perché tutto ha un limite, soprattutto quando ci sono gli interessi della collettività, anche e soprattutto gli interessi della salute pubblica, che è la prima ad essere salvaguardata. Ma credo che a questo punto non ci sono dubbi e non ce ne saranno neanche in futuro, perché il sindaco mi ha anticipato proprio in questo momento che richiederà agli organi sanitari di attivare un osservatorio epidemiologico sia per gli anni passati sia per l'anno in corso per quanto riguarda gli effetti, le malattie, per quanto riguarda il periodo estivo, diciamo così, proprio per confutare tutto e per dare proprio la massima trasparenza, la massima serenità e limpidità non solo alle acque ma anche alle procedure dell'amministrazione comunale di Pescara. Il caso mare inquinato che questa mattina è arrivato anche sul tavolo della Commissione di Vigilanza in Regione Abruzzo. Riunione questa mattina all'Aquila in Regione per la Commissione di Vigilanza, sul cui tavolo è arrivato il caso mare inquinato a Pescara proprio nel giorno in cui Capitaneria di Porto e Guardia Forestale hanno eseguito sequestri di documentazione all'interno degli uffici di Arta e Comune di Pescara. Al di là delle responsabilità penali che saranno accertate dalla magistratura pescarese a seguito anche dell'esposto presentato da Fratelli d'Italia, la partita si sta giocando sulle responsabilità politiche in merito a quanto accaduto lo scorso 28 luglio, quando sono finiti nel fiume Pescara e poi nel mare 25.000 metri cubi di liquami in 19 ore, a seguito della rottura della condotta fognaria provvisoria di Via Raiale, che sostituisce quella crollata il 6 aprile per lo smottamento di un tratto dell'asse attrezzato Chieti-Pescara. Sul banco degli imputati c'è il sindaco di Pescara Marco Alessandrini per quell'ordinanza di non balneabilità del mare non applicata che vietava di fare il bagno nel tratto di mare antistante via Balilla. Ma c'è anche la Regione Abruzzo. Infatti, secondo le opposizioni, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, anche la Regione ha responsabilità perché ha competenza nell'ambito delle azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento che non consentono la balneabilità delle acque, così come scritto nel decreto 116 del 30 maggio 2008. Cosa chiedete a Mazzocca? Mazzocca, se la Regione era a conoscenza dell'ordinanza, perché non ha vigilato, perché prima del 28 non si è fatta una conferenza di servizi per fare un intervento concreto sulla rete fognaria, perché come Regione eravamo in grado di poterlo fare. Ed ora la cronaca con la lotta all'abusivismo commerciale. Altro sequestro da parte della Guardia di Finanza. La compagnia di Giulianova ha messo a segno un sequestro di 5.600 articoli con marchi falsi. Ancora un sequestro da parte della Guardia di Finanza Teramana, ancora articoli con marchi contraffatti. Questa volta sono 5.600 i prodotti griffati tra borse, occhiali da sole, orologi e portamonete sequestrati ad Alba Adriatica dalle fiamme gialle della compagnia di Giulianova nell'ambito dei controlli per reprimere il commercio abusivo, argomento caldo soprattutto nel periodo estivo.
Anche in questa occasione, come era già accaduto con l'operazione portata a termine due giorni fa dal nucleo di polizia tributaria di Teramo, l'attività è stata mirata all'individuazione dei canali di approvvigionamento e dei soggetti produttori o distributori dei prodotti contraffatti. Infatti il sequestro è avvenuto ai danni di un cittadino del Bangladesh, che era il grossista da cui si rifornivano altri extracomunitari impegnati nella vendita dei prodotti lungo il litorale. I finanzieri ricordano come il fenomeno della contraffazione continui a non essere percepito da chi acquista come realmente dannoso per l'economia e mette in guardia dai danni che questi prodotti potrebbero arrecare ai consumatori. Proprio a questo proposito, dal 1 gennaio 2014 è operativo il SIAC, un sistema informativo anticontraffazione della Guardia di Finanza, raggiungibile attraverso il sito siac.gdf.it, a disposizione dell'utenza per indicazioni e consigli pratici al fine di evitare di acquistare prodotti contraffatti o pericolosi. Nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte mazzette nei puntellamenti del post-sisma aquilano, il Tribunale del Riesame ha annullato 3 misure cautelari su 4. Non sussiste il pericolo di inquinamento delle prove, questa la motivazione nel servizio di Germana Dorazio. Sono tornati liberi gli imprenditori Andrea e Maurizio Polisini, responsabili dell'impresa di costruzioni che erano domiciliari, e il giovane intermediario Nicola Santoro, che aveva l'obbligo di dimora e di firma. Sono stati revocati anche gli arresti domiciliari all'ex consigliere comunale di centrodestra, delegato dal sindaco ai puntellamenti, Pierluigi Tancredi. Secondo il Tribunale del Riesame non sussiste il pericolo di inquinamento delle prove. Sono state così annullate 3 delle 4 misure cautelari e attenuata fortemente una quarta, emesse dal giudice per le indagini preliminari dell'Aquila Giuseppe Romano Gargarella, nell'ambito dell'inchiesta della Procura distrettuale antimafia del capoluogo sulle presunte mazzette negli appalti e agli affidamenti diretti dei puntellamenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, un affare di circa 500 milioni di euro. Se da una parte uno dei legali di Tancredi annuncia il ricorso alla Corte di Cassazione per far annullare anche l'obbligo di firma per il suo assistito, dall'altra pare che anche la Procura ricorrerà alla Suprema Corte contro la decisione del riesame. Al Tribunale della Libertà non si sono rivolti invece gli altri due imprenditori coinvolti nell'inchiesta, Giancarlo Di Persio e Mauro Pellegrini della ditta Dipe, che restano ai domiciliari. Sono felice, voglio tornare a vivere normalmente e a lavorare per prepararmi ad affrontare serenamente l'udienza preliminare e l'eventuale processo, ha detto Tancredi, una volta appresa la notizia della revoca dei domiciliari sostituiti con l'obbligo di firma. Accusato, ricordiamo, di estorsione e corruzione, Pierluigi Tancredi era stato arrestato ai domiciliari la mattina del 27 luglio scorso. Tornerà al lavoro come funzionario della ASL provinciale dell'Aquila. Era finito ai domiciliari anche nel gennaio dello scorso anno, nell'ambito dell'inchiesta Dout Des, che ha dato il via a quella attuale. Chiudiamo questa pagina di cronaca per tornare alla politica e alla politica regionale, perché non si è sanata la spaccatura all'interno della maggioranza. I 3 consiglieri ribelli disertano le commissioni, l'assessore Mazzocca commenta: chi assente ha sempre torto. Filippo Tronca. Continua lo sciopero bianco, il periodo nero per la maggioranza di governo in Regione Abruzzo. I consiglieri secessionisti Mario Olivieri, Andrea Gerosolimo di Abruzzo Civico e Luciano Monticelli del Partito Democratico, in attesa di una verifica di maggioranza e di un incontro con il presidente Luciano D'Alfonso, disertano anche i lavori di commissione dopo aver mandato in tilt il consiglio regionale di martedì. Olivieri ha marinato oggi la commissione vigilanza e ribadisce le sue ragioni. Noi adesso, dopo la manifestazione del giorno del consiglio, aspettiamo un incontro. Aspettiamo un incontro con il Presidente per stabilire una nuova pagina politica, nuovi rapporti, perché se siamo arrivati a fare una manifestazione del genere l'abbiamo fatto solo perché magari non abbiamo la giusta considerazione. Lui si distrae su altri fronti, e naturalmente dall'alto della sua bravura, e noi ci sentiamo inutili. I solici malpensanti dicono mancanza attenzione uguale assessorato.
non c'entra proprio. Abbiamo dichiarato ieri, non so se eravate presenti voi, noi abbiamo dichiarato che l'assessorato non ci interessa più. Se il capogruppo PD Sandro Mariani con una nota assicura che non c'è nessuna rottura e che proseguiremo a lavorare compatti, esprimendo però rammarico per gli importanti provvedimenti con il nulla di fatto in Consiglio regionale dovranno essere rimandati a settembre, l'assessore all'ambiente Mario Mazzocca di Sinistra Ecologia e Libertà condanna la scelta dei 3 secessionisti, secondo insistenti voci a dover fare un passo indietro per consentire un eventuale ingresso in giunta ad Abruzzo Civico dovrebbe essere del resto proprio lui. Io credo che comunque l'assente ha sempre torto, a prescindere. Personalmente, anche come rappresentante di Sinistra Ecologia e Libertà, spesso non è che si è stati pienamente d'accordo con le scelte che la maggioranza ha svolto in questo anno poco più di governo. Però quando si è in maggioranza si accettano anche delle condizioni di condivisione e di vivibilità reciproca. Più articolata la posizione di Giuliano Di Nicola di Centro Democratico. Il problema politico interno al PD assicura le stanze di Abruzzo Civico sono legittime e vanno prese sul serio. Sicuramente c'è un elemento di anomalia nel PD per il fatto che un componente del gruppo abbia scelto di non partecipare al Consiglio regionale, e c'è una questione politica rispetto ad Abruzzo Civico, a mio avviso una questione legittima, delle rivendicazioni in qualche modo di condivisione che a mio avviso nascondono anche la volontà di una partecipazione all'amministrazione attiva del governo regionale, a mio avviso una rivendicazione legittima. Uno degli argomenti al centro di questa spaccatura all'interno della maggioranza è il sostegno all'Istituzione Sinfonica Abruzzese, un sostegno a cui si aggiunge il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, che inoltre chiede il ritorno al voto in regione. Il Consiglio regionale è bloccato, il rifinanziamento all'Istituzione Sinfonica Abruzzese è saltata per colpa di interessi lobbistici e campanilistici. A questo punto è meglio tornare al voto, escludendo dalle liste i portatori di voti di singole enclavi elettorali. Le parole durissime del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente sulla crisi di governo in regione trovano oggi l'accordo per una volta anche i consiglieri di opposizione Giorgio De Matteis, l'Aquila Città Aperta, e Guido Quintino Liris, Forza Italia, che anzi rincarano la dose. Il primo a non aver per nulla a cura le sorti e le esigenze del capoluogo è per loro infatti lo stesso presidente D'Alfonso. Non solo i consiglieri secessionisti assicurano, e il mancato rifinanziamento dell'ISA, a cui si aggiunge anche quello alla perdonanza celestiniana, è solo l'ultimo episodio. Del resto c'è poco da aspettarsi, assicurano, da una maggioranza oramai bloccata e paralizzata dalle sue contraddizioni. Ma quello che è successo in regione è la dimostrazione evidente di come il PD aquilano, la sinistra aquilana, non abbia alcun peso nel panorama regionale. Il sindaco, la Pezzopane, anche il consigliere Perrucci si sbracciano nel fare i comunicati, ma la loro influenza nei confronti del governo D'Alfonso è assolutamente nulla. Questa maggioranza, in particolare il PD regionale, D'Alfonso in particolare, sono nei confronti della nostra città di una particolare ostilità. Ormai è sotto gli occhi di tutti, è evidente. Questo trattamento riservato all'Istituzione Sinfonica Abruzzese, non aquilana, abruzzese, è ha dell'incredibile. E così come è incredibile che nello stesso emendamento che c'era, sempre comunque alla fine del percorso, viene a saltare anche il contributo per la perdonanza. Forse a qualcuno è sfuggito. Ed ora torniamo a Pescara. Questa mattina il presidente della provincia pescarese Antonio Di Marco ha presentato un documento approvato in consiglio all'unanimità per sanare la situazione debitoria dell'ente. Un documento approvato da tutto il consiglio provinciale unanimemente per sanare la situazione debitoria della provincia di Pescara. Questo è stato presentato questa mattina dal presidente Di Marco con grande soddisfazione. Un documento che prevede il saldo di tutte le spettanze per le imprese che hanno lavorato in questi anni per la provincia di Pescara. Noi questo l'abbiamo deciso non solo con il Consiglio provinciale di 2 giorni fa, ma anche con l'Assemblea dei Sindaci che si è tenuta ieri pomeriggio e che ha avuto un voto pienissimo, perché il Consiglio è stato all'unanimità e l'Assemblea dei Sindaci ha rappresentato più dell'85% della comunità della provincia di Pescara. Noi abbiamo la convinzione che in questo momento la politica debba fare la sua parte, deve essere anche coraggiosa, pronta a fare sì che le imprese siano pagate, ma soprattutto le opere siano
siano messe in piedi in questo momento difficile per tutta la nostra realtà della viabilità e non solo, anche dell'edilizia scolastica, perché la provincia di Pescara in questo momento ha una grande quantità di risorse finanziarie a disposizione e per questo vincolo di bilancio non è consentito intervenire nei pagamenti che sono circa 12 milioni di euro. Ne abbiamo più di 33 a disposizione, quindi abbiamo ritenuto opportuno pagare le imprese, poter far avviare anche gli impegni di spesa ulteriori per negoziare eventualmente nuovi lavori e noi riteniamo che in questo momento, anche in sinergia con la Regione, alla quale abbiamo chiesto insistentemente aiuto dal punto di vista della viabilità e non solo, anche dell'edilizia scolastica, tutti insieme riusciremo a ridare funzionalità agli enti che rappresentiamo. Ed ora andiamo a Pianella per Incanti sotto la luna. In corso a Pianella fino a venerdì prossimo la seconda edizione di Incanti sotto la luna, 3 giorni di convegni, mostre, artigianato, antiquariato, artisti di strada e naturalmente l'enogastronomia locale. Ma a calamitare l'attenzione generale in questa seconda edizione sono stati 2 eventi importanti della cittadina pianellese, con l'inaugurazione del Museo delle Ceramiche ospitato nel Palazzo della Cultura ed il recupero di un antico frantoio del Settecento. Il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli. Quello che mancava a Pianella erano delle strutture permanenti che potessero fungere appunto da attrazione turistica durante tutto l'anno. Raggiungiamo questo primo traguardo grazie al grande supporto della Banca di Credito Cooperativo con lo strumento del bonus art, grazie alla Proloco che poi gestirà la fase dell'apertura durante tutto l'anno e soprattutto grazie allo studioso Diego Troiano, collezionista ed esperto di ceramiche, che è appunto il direttore di questo spazio. Beh, speriamo di migliorare sempre di più, insomma noi siamo convinti che Pianella abbia molto da dare e lavoriamo tanto affinché queste opportunità si ripetano sempre di più. Certo ci fa piacere il grande successo di pubblico, è una cartina di tornasole importante, però adesso la qualità del prodotto culturale è quella che dobbiamo cercare di curare. Questi sono 2 passi davvero importanti in questo percorso che comunque non dobbiamo mai pensare di aver raggiunto un punto d'arrivo. È un percorso lungo che va sempre perseguito con determinazione e convinzione. Domani è il giorno di Ferragosto, a Pescara c'è un test event per lanciare i giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, si tratta della Beach Volley Cup. Ferragosto, quale migliore occasione per fare un assaggio di questi giochi del Mediterraneo sulla spiaggia con il principe degli sport sulla spiaggia, il beach volley? Assolutamente sì, specialità di altissimo livello, specialità olimpica, quindi è garantito lo spettacolo. Noi cerchiamo di fare un'attività di promozione importante per i prossimi giorni mediterranei, un primo biglietto da visita sul territorio, per noi del comitato è un modo per testare la macchina organizzativa che ormai è a pieno regime, d'altronde mancano scarsi 12-13 giorni all'inizio di tutte le manifestazioni, per noi è un importantissimo appuntamento, speriamo che la città di Pescara risponda alla grande, i protagonisti sono di livello stratosferico, basti citare la coppia Lupo Nicolai, sappiamo tutti tra l'altro con il nostro interregionale concittadino, diciamo, anche se di Ortona, quindi è un parterre de roi di assoluto livello, speriamo, come ho già detto, che la città possa garantire quel contorno ad un evento così importante. Questa 2 giorni poi si svolgerà al centro, nel cuore di Pescara, di fronte alla nave di Cascella. Sì, mi piace anche dire che questa 2 giorni sarà seguita nel 19-20 con un altro test event di livello che è con il beach tennis. Quindi proprio siamo entrati nella casa della città di Pescara, come mi piace dire i beach games sono degli sport che vanno dove c'è la gente, nel senso che vanno sulla spiaggia, vanno sulla riva, vanno sulla parte del litorale, quindi crediamo che sia una splendida occasione perché la gente possa gustarsi dei grandi protagonisti dello sport italiano. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ricordo l'appuntamento il prossimo con la nostra informazione alle ore 19, grazie per essere stati con noi, buona giornata.